Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 140esimo DJI News. Mi sale sempre di più l'ansia man mano che avanziamo nel numero di questi DJI News. Non so a voi, ma in realtà no, perché a voi che cazzo gliene frega. Comunque ragazzi, passiamo agli appuntamenti di questa settimana sul canale di Dice Games Italia. Quindi, martedì la penultima live di The Silence of Halloween. Vi aspettiamo alle 9, mi raccomando, siateci. Mercoledì Facebook Live, io e la regia, di ritorno dal lavoro, circa per le 18.30, una chiacchierata, un botta e risposta tra di noi per parlare di un qualsiasi argomento. Poi, venerdì Master Casual Live, abbiamo ripreso le Master Casual Live e adesso io mi aspetto che voi partecipiate. E siete con me, potrebbe essere spostata al giovedì per causa di forza maggiore. Nel caso vi farò sapere, ragazzi. Ma per ora rimane venerdì. Andate al link qui sotto per andare direttamente al sondaggio e votare il videogioco che vorreste vedere questo venerdì. Ma passiamo, sì, lo sapete. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Ok ragazzi, qualche novità. Alcune belle, alcune brutte. Partiamo dalle brutte, togliamoci subito via il dente e via il dolore. Purtroppo il crowdfunding di Cinereque Snake Eyes non è andato bene. Quindi abbiamo chiuso il Kickstarter senza raggiungere la cifra che ci eravamo preventivati. Comunque, Cinereque Snake Eyes prosegue. Continuerà ad andare avanti, non si fermerà, la produzione andrà avanti. Quindi continuate a supportarci ragazzi, continuate a seguirci, continuate a provare il gioco, sarà scaricabile da Steam prossimamente, quindi giocatelo, ricondividetelo, fateci sapere che ne pensate, dateci consigli, pareri, insomma siate attivi in modo da supportarci in questa fase di transizione dove capiremo come rispettare le tempistiche che già vi abbiamo dato, ma comunque di riuscire a finire il prodotto. Quindi dai, abbiamo bisogno di voi anche per questo. Poi svelate la cover della nuova edizione di Warhammer Fantasy Roleplay dalla Cubicle 7, la cover del manuale e la cover dello starter set. Ora, questo è un gioco che aspetto tantissimo, perché oggettivamente io adoro Warhammer, non ho mai avuto modo di portarvi sul canale neanche una delle edizioni di Warhammer Fantasy, quindi ci tengo tantissimo a recuperare e portarvela. Quindi so che ci vorrà ancora tempo, perché prima deve arrivare in inglese della Cubicle 7, poi essere tradotta e a quel punto la tratteremo in maniera diffusa, ma non vedo l'ora. La cover è piena di citazioni alle vecchie cover delle precedenti edizioni, la seconda edizione. Secondo me poteva essere leggermente rivista la quantità di font, la dimensione dei font a schermo, per una mera questione di modernità, però vabbè, quelli sono in realtà gusti personali. Ma restando sempre in tema con Cubicle 7, hanno annunciato anche Moria. Non se ne sa nulla, non si ha neanche una cover. Si sa che sarà integrabile, utilizzabile sia per l'Unico Anello sia per Avventure nella Terra di Mezzo. La cosa mi garba un sacco, non vedo l'ora di vederlo e soprattutto di avere Nicola qui sul canale a cercare nuovamente con il Barrog di farci fuori. Non so se per voi è lo stesso. Vi parlo invece adesso di un altro Kickstarter attualmente in programmazione, sempre italiano, The Ballad Singer. Anche questo è un libro game, dateci un'occhiata e se vi interessa supportatelo ovviamente. Passando invece alla sezione eventi, sabato 9 dicembre, evento della Pathfinder Society, non se ne sa nulla di più, colpa di Iure, quindi se nel caso avrò maggiori informazioni le scoprirete direttamente sulla pagina, perché non ne ho al momento. Mentre l'evento, la tavola rotonda, il 10 dicembre a Roma, sarà un evento dedicato a Nameless Land e a Shadow of Demon Lord. Quindi se vi interessa
provare questi giochi e siete di Roma, questa può essere un'ottima occasione per voi. Poi Nerdcoledì, gioco di ruolo con convivio ludico il 13 dicembre a Milano. Se siete interessati, sotto il link dell'evento. Infine, l'evento per il momento che ho più in là di questo dicembre è l'Adventure Con 2017, il 17 dicembre a Milano. Un evento totalmente legato a D&D quinta edizione. Mi sono informato dal buon Rosso, sono più di 150 giocatori. Complimenti ragazzi, sarà un evento enorme. Quindi, se siete dalle parti di Milano, sbrigatevi. Non so neanche se sono ancora aperte le iscrizioni, però ragazzi, è un evento che merita anche solo, secondo me, di passare un attimo a vedere com'è per capire se merita venire un anno dopo. Secondo me ci può stare. Quindi ragazzi, spero di vedervi, perché io comunque punto a farci un salto, a vedere un attimo come è la situazione e a fare due chiacchiere. Quindi nel caso, ci becchiamo lì. Detto questo ragazzi, per il resto vi volevo giusto anticipare che, appunto, riprendendo le Master Casual Live, spero di vedervi sempre più numerosi e soprattutto su Discord di Dice Games Italia, soprattutto perché sono tantissimi ragazzi che lo stanno utilizzando e ne sono felicissimo. Ci sono campagne enormi, ci sono campagne con un sacco di giocatori organizzate, veramente una cosa fighissima, e sono veramente felice che voi utilizziate questo spazio che abbiamo deciso di creare in condivisione per la community di DGI e lo state usando. Veramente ne sono felicissimo, tantissimo ragazzi, e quindi grazie mille per il vostro supporto e la vostra presenza su tutti i nostri social. Vi ricordo anche, appunto, anche gli altri social. Per quanto riguarda tutti quelli interessati a Halloween invece, piccola digressione, prossimamente lanceremo il Baker Kit, che permetterà di raccogliere le informazioni per le spedizioni, per in che lingua lo volete, il manuale, eccetera eccetera, e anche di iniziare a fare pre-order. Si aprirà anche il pre-order di The Silence of Halloween. Non riesco a farlo prima per banali problematiche tempistiche di Kickstarter, quindi aspettate ancora un attimino. Ultimissima cosa, prima di salutarci alla fine di questo DG News, ho una chicca per voi. Nel mio spulciare in giro per bancarelle, mercatini, perché ho comunque una bella passione, mi fa sempre piacere andare a vederli, diciamo che sono incappato nella Guerra dell'Anello, credo prima edizione, ragazzi. Scatola abbastanza conciata, ma dentro mi sembra che ci sia tutto, recuperata a 10 euro. Era un colpaccio che non potevo assolutamente lasciarmi perdere. Questo, ragazzi, lo metto da parte e stiamo concludendo insieme a Fede la realizzazione dello studio Board Game, ragazzi. Lo stiamo concludendo, giuro, e stiamo vedendo come settare le varie telecamere, le varie webcam che vogliamo utilizzare per lo streaming. Quindi questo sicuramente lo vedrete prossimamente sul canale, e non vedo l'ora di iniziare quello, perché sarà una figata, perché non ho mai avuto abbastanza costanza per il board game, ma questo studio me la permetterà, quindi non vedo l'ora di portarvi anche i board game sul canale, già che non siamo GDR Italia, ma siamo Dice Games Italia. Tutto quello che riguarda i dadi, e anche se non ci sono i dadi, insomma, potevamo chiamarci Games Italia, ma sarebbe sembrato un po' tipo squadra di videogiochi, tipo Counter Strike o roba del genere, cioè non lo so, cioè tipo un po', no. Fatemelo sapere ragazzi. Detto questo, noi ci vediamo prossimamente, ragazzi. Stiamo per concludere The Silence of Halloween, ci sarà anche prossimamente i DGI Awards, anche quest'anno ci saranno, mi raccomando. Non so se riesco già a far partire i primi sondaggi questa settimana, ma sicuramente da settimana prossima usciranno i sondaggi dei DGI Awards, quindi l'evento, diciamo, proprio centrale di dicembre, dove premiamo i migliori GDR del 2017 secondo la community di Dice Games Italia, quindi non vedo l'ora. Spero che partecipiate in tantissimi.
Noi ci vediamo alla prossima. E questo, ragazzi, prossimamente ce lo spupazzeremo insieme. Alla prossima. Ciao, bye guys.